veramente gridato, ma sono proprio sconvolto. Non immaginate, ieri ho visto un servizio delle Iene. Wow, è proprio la stessa cosa su cui stiamo lavorando noi. Wow, l'ho registrato, ora te lo faccio vedere. Ci racconterà la sua storia. Tu a 15 anni sei un camorrista? Io sì, sono un camorrista. Quanti anni hai? Io 15 anni. Vai a scuola? No. Fino a che classe sei arrivato? Terza media. Qual era la tua materia preferita? La materia mi piaceva l'inglese, perché la stessa era bella. Adesso che lavoro fai? Ora sono affidato. Sono con certa gente che mi fanno guadagnare soldi, con rispetto. Ti piacerebbe diventare un boss? Sì, mi piace fare un boss. Sto buscando soldi assai, con rispetto. C'è qualcosa che invidia il tuo boss? Che lo mi comanda a me e non posso comandare a questo ci invidia. Perché hai accettato di fare questa intervista? Quello che faccio io non è giusto. Voglio fare che le persone non sbagliano come sto sbagliando io. Cosa ti manca che non riesci ad avere? Altre cose non tengo. L'affetto di mio padre che ha stato accettato. Oh. La panna, il bicicletto, il divertimento lo tengo. È una cosa felicità da andare. Ragazzi, adesso però dobbiamo lavorare a tempo pieno su questo progetto. Va bene? Tu mi fai le foto. Tu invece, se è possibile, una ricerca nell'archivio. Va bene? Guarda, io ho già preparato qualcosa in proposito, ho preparato delle slide sulle quali sta già lavorando la regia, quindi tu se vuoi puoi tranquillamente leggerle. Ok, ottimo. Va bene, grazie. Tu invece? Ragazzi, uno scoop, forse riesco a intervistare una ragazza che appartiene al mondo della camorra. Veramente? Ragazzi, perfetto. Allora, mettiamoci al lavoro e ci vediamo tutti qui domani pomeriggio. L'invito, stiamo realizzando un servizio per il nostro giornale affinché la tua esperienza possa essere d'aiuto a ragazzi che hanno intrapreso una strada sbagliata. Come hai trascorso la tua adolescenza? Sì, i miei genitori erano assenti, sempre assenti. Loro pensavano solo agli affari loschi, e quindi non avevo l'opportunità di vivere un'adolescenza come tutti gli altri. Ti ricordi? Quando venivo a scuola, rigorosamente accompagnata. Quindi avevo tutto, non mi mancava niente. Bastava chiedere, però non ero felice. Quindi è cambiato qualcosa? Ora i miei genitori non ci sono più. Sono morti in un agguato. Ma anche se sono sola, resto sempre la figlia di un camorrista. Alla fine fare il camorrista conviene? Fare il camorrista? No. No. No.